Buonasera e ben ritrovati nell'angolo dedicato all'alchimia. Beh, innanzitutto vi faccio tanti auguri di buon anno, che sarà un anno sicuramente meraviglioso perché sembra che ci sia parecchio piombo e quindi se c'è parecchio piombo automaticamente potremo estrarre parecchio oro. Ecco, questo è un discorso che si fa in alchimia ovviamente. Quindi vi faccio tanti auguri, ripeto, e proseguiamo con le nostre brevi lezioni alchemiche. Questa sera parliamo della composizione dell'uomo, di come è fatto l'uomo e dei suoi tre corpi. Ne avevamo già parlato, vi ricordate? Però questa sera vorrei approfondire un po' questo argomento perché c'è molta malcomprensione e soprattutto perché è importante, veramente importante. Quindi, l'essere umano, voi sapete che ha tre corpi, quindi ha un corpo fisico, vedete io ve l'ho già scritto, un corpo emozionale e un corpo mentale. Sono tre corpi fisici che alla morte noi lasceremo qui. In tempi diversi però abbandoneremo. Ovviamente li abbiamo noi, perché abbiamo, ripeto, un corpo fisico, abbiamo delle emozioni e abbiamo dei pensieri, però la stessa cosa ce l'ha anche il pianeta su cui viviamo, nel senso che anche la Terra è dotata di un corpo fisico, che è quello che possiamo vedere, quindi ciò che ci circonda, poi ha un corpo emozionale dove ci sono tutte le emozioni che vengono riversate sul pianeta dagli esseri umani. E poi ha anche un corpo mentale che è costruito, diciamo, da tutto ciò, è costituito da tutto ciò che gli esseri umani nel tempo hanno emesso a livello di pensieri. Il corpo emozionale viene detto anche astrale. Quindi è un corpo dove, quando noi ci disincarniamo, in qualche maniera stazioniamo per un tempo più o meno lungo. Quindi, io ho un corpo fisico, un emozionale e un mentale che interagisce con il corpo fisico, l'emozionale e il mentale del pianeta. Poi, se voi vedete, io ho tracciato qui una linea con sopra una stella. Per indicare cosa? Per indicare il corpo dell'anima, vale a dire l'anima o comunque i mondi superiori. Quindi noi siamo immersi nella materia e facciamo esperienza sempre dei nostri tre corpi fisici. Per quanto riguarda il corpo dell'anima, farne esperienza è un po' più difficile, nel senso, se io non sono sveglio, se comunque non sono presente a me stesso, se mi lascio trascinare dalle emozioni e dai pensieri, non potrò ovviamente venire in contatto con l'anima. Questo è quanto accade in questo periodo, cioè in questo periodo siamo molto confusi, abbiamo un sacco di paure, un sacco di timori per quanto riguarda il futuro, abbiamo delle emozioni contrastanti, vi ricordate, abbiamo tutte emozioni di vibrazione bassa, per cui riuscire a venire in contatto con il corpo dell'anima è un po' difficile. E questo cosa comporta? Comporta, ripeto, l'essere ingabbiati nella materia, cioè non riuscire in qualche maniera a contattare la nostra parte spirituale. Perché questo? Perché, tra le altre cose, l'astrale in questo momento è molto forte, vale a dire le emozioni che ci sono a livello non visibile sono molto molto pesanti. Ne abbiamo, vi ripeto, già parlato, io qualche volta mi ripeto perché mi rendo conto che l'argomento è un argomento un po' pesantino, quindi non è facile da comprendere subito. Perché l'astrale è pesante in questo momento? Per tutto ciò che è accaduto, per tutto ciò che è accaduto in quest'anno che abbiamo vissuto tutti. Quindi, qualcuno di voi lo saprà sicuramente, in astrale vanno a finire tutte quelle anime che in qualche
qualche maniera lasciano questo piano terreno in modo violento. Una strada in realtà ci andiamo tutti, però è chiaro che se io subisco una morte violenta, vengo sradicata dal mio corpo fisico ed è molto probabile che in astrale ci stia molto di più. Voi capite che tutte le persone, parliamo per l'Italia senza andare troppo lontano, tutte le persone che in questo periodo sono morte a causa di questa pandemia, lontani dai parenti, lontani dagli amici, da soli, ovviamente possono trovarsi in questo piano e quindi in qualche maniera esserne prigionieri. Cosa accade allora? Accade una cosa molto interessante che non tutti sanno. Cioè quando io in qualche maniera vengo in contatto, quantomeno cerco di contattare i mondi superiori, quindi cerco di venire in contatto con la mia anima, molto spesso mi fermo qui. Cioè quello che io riesco in qualche maniera a captare è in realtà quello che accade nell'astrale. Non sono le famose intuizioni di cui si parla. La differenza tra intuizione e canalizzazione. Allora, nell'intuizione cosa succede? Succede che io ho un problema, in qualche maniera ci penso, ci ripenso, cerco di risolverlo, non riesco a risolverlo, poi nel momento in cui la mia mente collassa, mi arriva un'idea, cioè mi arriva un qualcosa che io prima non avevo neanche immaginato, no? Quindi qualcosa che è sovramentale. Chiaro che io a livello razionale dico, ecco, ci ho pensato tanto a questa cosa e vedi che ho avuto finalmente l'intuizione. In realtà, come ho già spiegato, l'intuizione arriva proprio quando io smetto di pensare, cioè quando io in qualche maniera ho vagliato tutte le soluzioni, non ne ho trovato neanche una e quindi nel momento in cui lascio andare arriva l'intuizione, che arriva appunto dal corpo dell'anima, quindi arriva dai mondi superiori. Infatti si dice che l'intuizione è qualcosa di sovrumano, cioè arriva da un piano superiore ai miei tre corpi. Non è sicuramente la mente che me la fa arrivare, ma è qualcosa che è al di sopra. Quando io canalizzo, cosa accade? Chiaro che se sono una persona retta, se sono una persona centrata, se amo incondizionatamente, nel momento in cui io canalizzo riesco ad andare nei mondi superiori. Quindi riesco comunque a canalizzare delle entità di luce. Ma quando lo faccio così, in maniera a volte inconsapevole, o tanto perché comunque lo fanno tutti, lo faccio anch'io, molto spesso, senza rendermene conto, io mi fermo qui, cioè mi fermo a questo livello qua, no? Quindi mi fermo nel mondo delle emozioni, dove c'è un po' di tutto, quindi ci sono delle entità di luce, ma molto più spesso ci sono delle entità che hanno una vibrazione molto bassa, quindi posso in qualche maniera venire fuorviata. È importante saperle queste cose perché, ripeto, in questo periodo l'astrale è pesantissimo, quindi ci fa credere determinate cose che invece in realtà non sono. Quindi ciò che io vi raccomando, vi dico, tutte le volte lo sapete, oramai mi conoscete, cioè è quello, qualsiasi cosa io faccio devo essere centrata, qualsiasi cosa io faccio devo avere la capacità di discernere, la capacità di comprendere se questa cosa è una cosa all'ottava alta, quindi per il linguaggio comune una cosa positiva, oppure un qualcosa all'ottava bassa e quindi per il linguaggio comune negativa. In realtà lo sapete bene che in alchimia non esiste un negativo e un positivo, nel senso come lo intendiamo normalmente. Esistono semplicemente delle situazioni
con delle vibrazioni più pesanti oppure altre situazioni con delle vibrazioni più leggere. Se io mi trovo a una vibrazione un po' più pesante, significa che in quel momento devo fare quell'esperienza, quindi non c'è nulla di sbagliato. Non è sbagliato il fare un'esperienza, la cosa importante è sapere cosa si sta andando a fare. Bene, io per stasera ho terminato, vi auguro una buona settimana, vi ricordo che potete iscrivervi al mio corso di risveglio Non di solo pane, che si svolge online nel centro Stella Academy. Sì, allora il corso è il corso di risveglio, quello che voi forse conoscete già, comunque è visto anche in chiave alchemica, in chiave di trasformazione, parlando dei Vangeli, perché i Vangeli sono comunque una via del risveglio. Quindi faremo il corso, lo stiamo già facendo, ma potete comunque iscrivervi perché ci sono le registrazioni delle lezioni passate, quindi andremo a vedere cos'è il risveglio, cos'è la presenza, ma andremo anche a vedere cosa diceva Gesù in merito a questa via alchemica. Io vi ringrazio, mi potete trovare su Facebook, mi potete scrivere, c'è l'indirizzo email, ci sono i vari contatti e noi ci vediamo il martedì prossimo. Grazie e buona serata.